Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Talking Plus. Oggi abbiamo con noi Alessandra Palazzotti, che è direttore nazionale di Special Olympics Italia, e quindi la saluto subito. Grazie di essere Ciao, qui. ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora, prima di iniziare, solo una nota organizzativa per la settimana prossima. Considerando che la fase 1, diciamo, di questo blocco termina e quindi molti di noi potranno tornare a lavorare o comunque a tornare a una vita quantomeno un pochino più all'esterno delle proprie case, non ci fermiamo, ma i nostri appuntamenti si spostano. Quindi la settimana prossima manterremo sempre martedì e venerdì, ma l'orario sarà quello delle 19, in modo tale da permettere a tutti di potersi collegare. La settimana prossima avremo martedì Luca Corsolini, giornalista, esperto di comunicazione istrionico, direi, e invece venerdì Andrea Zorzi, campionissimo di pallavolo e tante altre cose. La settimana prossima tornerà Roberto Diretti, oggi di nuovo mi tocca sostituirlo, mi scuserete. Allora, Alessandra, direi di iniziare. Raccontaci un po' cos'è Special Olympics, anche per chi magari ancora non ha avuto modo di conoscerla. Special Olympics è un'organizzazione internazionale che si occupa di inclusione, lo fa attraverso lo sport. È un'organizzazione che è nata nel 68. Eunice Kennedy Shriver, la sorella di John e di Bob Kennedy, ha avuto questa idea. Loro avevano una sorella che aveva una disabilità intellettiva e Eunice ha visto che lo sport riusciva a tirar fuori, diciamo, qualcosa che loro non avevano mai visto nella sorella, quindi riusciva a stimolare delle capacità e a stimolarla, dava dei buoni risultati. E da lì ne è nato un programma che ora è diffuso in più di 170 paesi al mondo e anche qui in Italia, quindi è inclusione attraverso lo sport. Lo sport è un mezzo, uno strumento immediato con cui si può stare insieme cercando di abbattere qualsiasi barriera, perché nel momento in cui abbiamo una palla in mezzo al campo, ecco, iniziamo tutti a giocare e tante non si notano neanche più tanto le diversità che abbiamo, no? Il gioco e lo sport sono uno strumento fondamentale già da quando siamo piccolini. È lo strumento, il gioco e lo sport sono quegli strumenti con cui noi cresciamo, con cui iniziamo ad apprendere. Guarda, sullo sport come strumento anche per abbattere delle barriere ci torneremo perché hai usato una citazione bellissima e credo che tutto il mondo sportivo ogni tanto dovrebbe ricordarselo. E mi ricordi qual è il motto di Special Olympics? Perché credo sia veramente bello e coinvolgente anche. Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Questo è quello che un atleta a nome di tutti gli altri enuncia il giorno della cerimonia d'apertura dei nostri eventi. E quindi quello che fanno i nostri atleti è impegnarsi e dare il massimo. Poi è chiaro che la medaglia piace vincerla e piace vincere di solito quella d'oro, però loro sanno che nel momento in cui si sono impegnati hanno fatto loro, hanno fatto quello che dovevano fare e quindi comunque avranno la loro medaglia. Infatti i nostri atleti vengono premiati tutti dal primo all'ultimo, c'è l'oro, c'è l'argento e il bronzo, ma poi ci sono le medaglie di partecipazione, perché il concetto è che devi dare il massimo e devi cercare di combattere contro i tuoi limiti e non contro un avversario, quindi nel momento in cui gareggi e porti la tua gara a termine, hai fatto quello che dovevi fare. Annuncio a tutti che alla fine di questa mezz'ora scoprirete che Alessandra è veramente coinvolgente e la sua passione vi travolgerà, quindi No, sappiatelo, adesso ve hai alzato l'anticipo prima. l'asticella, hai alzato le aspettative, vedi? Non si deve mai fare, mannaggia. Invece sì. Ascoltami, Alessandra, è inutile nasconderci, questo periodo che ovviamente è di blocco, che sta rendendo la vita difficile un po' a tutti, forse per alcune persone è ancora più difficile. Come state lavorando per mantenere tutti questi atleti attivi, per coinvolgerli, per tenerli, diciamo, dargli una routine, perché credo che per molti di loro sia importante averla. Sì, quello che abbiamo riscontrato proprio all'inizio di questo periodaccio
È stato, e ce l'hanno detto proprio i familiari, il problema più grande è stato quello della rottura della routine, quindi il fatto che i nostri atleti erano abituati ad avere una routine, quindi andare al gruppo sportivo a quella ora, a fare quel percorso. Per molti è fondamentale anche il percorso che si fa, per altri è fondamentale solo andare al gruppo dove ci si allena. E allora da lì abbiamo iniziato a stimolare i nostri atleti con delle offerte sul nostro sito, sul nostro Facebook. Quindi ad ogni ora, a delle ore specifiche, sempre le stesse, ci sono quindi alle 10 gli allenamenti, ogni giorno un allenamento diverso, poi ci sono i consigli dei nostri direttori clinici. Sai, noi abbiamo un'area salute, quindi abbiamo optometristi, dentisti, podologi, fisioterapisti, nutrizionisti che danno consigli ai nostri atleti ogni giorno. Poi abbiamo un gruppo di una ventina di psicologi che gratuitamente hanno de deciso di mettersi a disposizione, quindi chi aveva bisogno poteva o chi ha bisogno poteva e può chiedere un supporto tra le famiglie degli atleti, gli atleti stessi. Quindi diciamo abbiamo tentato di ricreare una nostra routine e questo ci dicono che sta avendo effetti molto molto positivi perché in qualche modo stiamo affrontando questo periodo insieme. Ecco, Special Olympics è abituata un po' così come una famiglia, quindi cerchiamo di affrontare le cose sempre insieme tenendo presente che l'obiettivo principale sono i nostri atleti, quindi loro devono essere sempre comunque protagonisti di quelle che sono poi le nostre idee, i nostri pensieri. Tra l'altro invito veramente tutti ad andare a vedere la pagina Facebook, YouTube, perché ci sono un sacco di video e un sacco di attività che state organizzando per loro. Qualche settimana fa parlavamo con altri amici di quanto la comunicazione in questo periodo sta cambiando e quanto comunque ogni persona può diventare protagonista e raccontare la propria storia. Credo che quello che state facendo è davvero significativo e rappresenta alla perfezione tutto quello che sta succedendo in questo momento. In questo arrivo subito all'evento principale, diciamo, che state organizzando, che avete presentato 2 giorni fa, se non erro, in conferenza stampa online, che sono gli Smart Games. Ci racconti un po' cosa sono? Sì, allora, noi abbiamo pensato che tutti questi allenamenti dei nostri atleti dovevano essere finalizzati in qualcosa. Considera che noi come organizzazione, forse siamo stati la prima organizzazione sportiva ad annullare quello che era il nostro evento principale, i Giochi Nazionali di Varese, che avremmo dovuto tenere a giugno. E li abbiamo annullati perché abbiamo compreso subito che non potevamo organizzarli in sicurezza. E quindi quel momento è stato molto brutto per i nostri atleti, per i nostri volontari, per i familiari dei nostri atleti, perché l'evento nazionale è l'evento a cui loro si preparano tutto l'anno. E quindi abbiamo iniziato a fare questi allenamenti, adesso abbiamo detto ok, dobbiamo finalizzarli. E come facciamo? E allora ci siamo inventati questi smart games, perché i nostri atleti sono molto smart, e quindi abbiamo un canale YouTube proprio da oggi, dove, no, da oggi il canale YouTube, da oggi ci sono i video legati agli Smart Games, e dove gli atleti possono vedere questi tutorial, uno per ogni sport. Offriamo la possibilità di gareggiare e di fare prove in 18 discipline sportive, quindi da quelle più, semplici, in casa forse quasi nessuno è semplice, però insomma anche a quelle tanto complesse, tipo il nuoto, lo snowboard. Ci siamo inventati, i nostri tecnici nazionali si sono inventati delle cose pazzesche e offriamo anche la possibilità di partecipare agli Young Athletes, quindi i bambini più piccolini, e poi l'MATP, che è il Motor Activity Training Program, è un programma dedicato a chi ha più difficoltà, quindi anche plurihandicap, e quindi c'è un'offerta abbastanza completa. Sono esercizi da gare o prove da poter fare in casa. I nostri tecnici hanno anche spiegato nei loro video tutorial come crearsi un'attrezzatura se uno non ce l'ha. Per esempio, se uno non ha la boccia per le bocce, il tecnico spiega come creare la boccia, come creare il campo, così come il tecnico di pallavolo spiega come fare il microcampo nel quale allenarsi. Ecco, in tutti gli sport, tra l'altro, ci sono anche prove di unificato. Quindi, sai, l'unificato è il nostro, è lo sport insieme. Noi in quasi tutte le discipline, sia di squadra che individuali, abbiamo questo sport unificato, vuol dire che atleti e partner giocano nella stessa squadra, quindi nella squadra di calcio a 5 abbiamo 3 atleti e 2 partner, quindi 3 atleti hanno disabilità intellettiva e 2 invece non ce l'hanno, così l'inclusione è proprio già lì nel momento sportivo, e così in tutti gli sport. E in questi Smart Games ci saranno anche questi, ma noi siamo un po' così, siamo un po' folli io credo, perché infatti abbiamo fatto 2 giorni fa questa conferenza stampa di lancio, perché che fai, non la fai la conferenza stampa di un nazionale, certo. E allora abbiamo fatto questa conferenza con 700 persone collegate, è stato fighissimo, bellissimo, e un po' complicato forse, però bellissimo.
c'erano le più grandi, le più importanti autorità, istituzioni, perché c'era il ministro dello sport, il presidente della Camera, il presidente del Senato, insomma, oltre al nostro presidente mondiale, il figlio della Kennedy di cui ti dicevo prima. Mm-hmm. E quindi, insomma, è stata molto molto partecipata con tanti nostri atleti, familiari, e noi una conferenza stampa con 700 persone non l'abbiamo mai organizzata, così come questi Smart Games ci danno la possibilità di avere... Noi abbiamo sempre il problema delle tribune che sono troppo piccole, oppure pochi, perché siamo, abbiamo tanti familiari, no, che seguono gli atleti, oppure dei pochi campi di boccia, pochi campi di bowling, perché comunque abbiamo tanti atleti in quelle discipline. Ecco, quest'anno non abbiamo questi problemi, vedi? Non c'è il problema degli spazi, la conferenza stampa aveva una sala abbastanza ampia, ecco, vediamo il bicchiere mezzo pieno, e saranno dei giochi fantastici. Tra l'altro gli atleti non avranno il costo né dell'alloggio, del viaggio, che mica è poco, sai, in un evento sportivo sempre fa la differenza. Insomma, sì, diciamo, è un evento molto particolare, ma speriamo veramente, tra l'altro gli atleti potranno fare anche più discipline, quindi noi speriamo di avere, come dire, è sicuramente l'evento più inclusivo che c'è al momento, perché può accogliere proprio chiunque. I familiari volontari potranno fare la loro parte, perché potranno fare il tifo, quindi abbiamo studiato delle iniziative anche per loro, e il 10 di maggio faremo la cerimonia di apertura di questo evento. Adesso non vedremo come, perché sarà una cerimonia chiaramente diversa da quelle solite, però sarà una cerimonia d'apertura. Ecco, tra l'altro hai buttato un sacco di carne al fuoco, hai raccontato un sacco di cose su cui poi dovremo tornare, e tra l'altro stanno arrivando già un sacco di domande, quindi poi cercheremo anche di rispondere a tutti. La cosa bella di questi Smart Games, oltre a tutto quello che hai detto, è che è proprio un evento al 100%, quindi c'è anche la torcia che sta girando, giusto? Che dovrebbe iniziare a partire. Sì, allora abbiamo fatto un primo passaggio con un atleta a regione che ha appunto virtualmente portato la torcia, e adesso si stanno muovendo in tutte le regioni, quindi da domani al 10 la torcia girerà in tutte le località dove sono i nostri atleti, con i nostri atleti, e anche lì un torcio così capillare forse non l'abbiamo mai avuto. Poi la torcia arriverà il giorno della cerimonia d'apertura. E certo, bisogna entrare, diciamo, chiaramente in un'ottica che è completamente diversa da quella solita, no? Quello che sicuramente manca di più ai nostri atleti e a noi è quello che si crea nei nostri eventi, cioè questi abbracci, questo calore forte che c'è sempre nei nostri eventi. E forse la caratteristica che si nota di più, soprattutto a degli occhi esterni, cioè quando uno viene che non sa cos'è Special Olympics, poi ci dice sempre: ma come, io mi immaginavo un evento quasi triste, un po' pietistico, invece qua c'è gioia, c'è calore, c'è empatia, tutti che si abbracciano. Ecco, questo lo dovremmo ricreare, ma secondo me ce la facciamo anche in questo modo. Guarda, questa gioia, questa passione traspare tranquillamente dalle tue parole, quindi ti faccio i complimenti, ma che vanno ovviamente a tutti gli atleti, a tutti gli allenatori, i tecnici, le famiglie, perché anche questo modo di approcciare le difficoltà di questo periodo di cui stavamo parlando, credo che sia veramente bello. In questo ti faccio già una domanda, nel senso che Daniele ci chiede, insomma, suggerisce che nello statuto di ogni società sportiva poi dovrebbe essere inserito l'impegno di organizzare un appuntamento annuale per atleti che hanno una disabilità, e poi conclude: perché lo sport deve essere il veicolo principale per abbattere queste barriere. Era un po' quello che dicevi all'inizio, di quanto effettivamente lo sport abbia un'irrilevanza sociale immensa, ma soprattutto serva a distruggere queste barriere, a superarle, a cercare di unire anche persone con, parlavamo in passato anche di lingue, colori, religioni diverse, ma anche abilità diverse. Sì, guarda, lo sport è uno strumento fenomenale, fenomenale. Lo è da piccoli per fare amicizia, perché scendi al parco, scendi sotto casa e se c'è un pallone fai amicizia subito, ma lo è per tutti. A prescindere dal discorso delle abilità, delle disabilità, certo, quando uno parte con una difficoltà in più, ha più difficoltà a creare questa, ad essere incluso, può avere più difficoltà. E allora ti racconto questa breve storia, perché insomma è, secondo me, molto significativa. Noi abbiamo un atleta partner che si chiama Gerald, sta su a Torino, e Gerald è arrivato... Cosa sono gli atleti partner, per chi magari si sono gli atleti che... Certo, sono gli atleti che gareggiano insieme ai nostri atleti a tutti gli effetti, quindi in una squadra di calcetto abbiamo 3 atleti che hanno una disabilità intellettiva e 2 atleti che non hanno nessun tipo di disabilità intellettiva. Spesso possono essere, per esempio, delle
delle scuole, delle classi scolastiche proprio che mettono su una squadra di unificato, ma anche negli sport individuali. Però insomma spesso lavoriamo nell'unificato anche nel mondo della scuola, è interessantissimo perché noi in Italia abbiamo le scuole unificate, diciamo, nel senso che sono integrate e quindi sono inclusive. Poi a volte bisogna vedere come si lavora all'interno di quella classe, di cui dipende moltissimo dagli insegnanti che ci stanno, però diciamo nella teoria comunque abbiamo delle scuole che sono inclusive e quindi lo sport unificato è proprio facilissimo avviarlo all'interno dei gruppi scolastici. E quindi dicevo, Gerard è un ragazzo che è arrivato minorenne dal Camerun, quindi rifugiato politico adesso, e lui mi diceva, la prima volta che l'ho incontrato, poi siamo diventati amici, e lui mi diceva che la prima volta che lui si è sentito a casa è stato quando uno degli operatori del campo dove stava gli ha detto: senti, ma ho visto che ti piace giocare a calcio, vieni, ti va di allenarti con il mio gruppo di Special Olympics. Lui è andato, si è allenato e lui mi ha detto: Ale, quella è stata la prima volta che io mi sono sentito a casa, perché io avevo il colore della pelle diverso, non parlavo una parola di italiano, loro erano tutti diversi e tutti un po' strani per me, però appena è stata messa questa palla in mezzo al campo noi abbiamo iniziato a giocare e da lì siamo diventati amici. Ecco, Gerald dopo 4 anni è venuto ai giochi mondiali ad Abu Dhabi con noi come atleta partner, ha rappresentato l'Italia e secondo me è una storia di inclusione a 360 gradi. Ecco, questo è stato possibile attraverso lo sport. Gerald adesso è, oltre che atleta partner, è volontario della Croce Rossa perché lui vuole restituire all'Italia quello che l'Italia gli ha dato, cioè è una storia veramente di inclusione a 360 gradi e io credo che questo sia il potere dello sport. Guarda, anche qui hai detto tante cose belle, ma soprattutto questo potere dello sport, secondo me noi mondo sportivo, noi società, noi federazioni intanto lo diamo per scontato, pensando magari alle gare, ai campionati, a tutto quello che è l'organizzazione normale dello sport. Invece dobbiamo, secondo me, veramente riflettere su quanto lo sport possa superare barriere, possa avere un valore sociale a 360 gradi, in tutti gli ambiti della nostra vita. E secondo me le società sportive a volte non sono pienamente consce del ruolo che hanno e quindi anche tutto quello che stai dicendo è veramente bello. E sulle società ci torniamo sopra perché voglio farti poi una domanda. Invece Andrea e Paolo, con due domande diverse, ma parlano dello stesso tema. Cioè, cosa rappresentano per Special Olympics le famiglie degli atleti? Quanto è importante anche la loro collaborazione e, tra virgolette, anche una loro formazione verso tutto quello che state facendo? Guarda, noi abbiamo un'area famiglie che è fondamentale per noi perché Eunice Kennedy diceva sempre se tu vuoi sapere se stai andando nella direzione giusta per i tuoi atleti, devi guardare negli occhi i familiari. Se loro sono contenti di quello che fai, allora stai andando nella direzione giusta. Ed è la verità, e noi diamo voce alle famiglie, noi vogliamo che i familiari siano presenti, cioè l'atleta durante la gara entra in campo e può essere seguito solamente dal volontario, perché in quel momento deve essere autonomo e deve dimostrare quello che ha fatto durante l'anno per trovare questa autonomia. Quindi a meno che non ci siano delle esigenze particolari, in quel caso chiaramente entra anche il tecnico dell'atleta, ma se no entra in campo da solo, c'è il volontario che lo segue e poi il familiare sta sulle tribune, ci deve essere sulle tribune ad applaudire e a vedere i progressi fatti, deve stare poi al momento delle premiazioni. Questa era famiglia, ecco, alle 18, tra 12 minuti abbiamo hanno la Zoom tra i dell'area famiglie, loro fanno la merenda insieme spessissimo e insomma li coinvolgiamo nei modi più disparati, devo essere sincera, perché a volte ci consigliano le cose, a volte chiediamo loro appunto di incontrarsi e basta, a volte ci pongono delle tematiche fondamentali a cui noi magari non riusciamo a non pensiamo, perché se non hai una certa situazione in casa non è detto che pensi a tutte le sfaccettature, invece loro ti riportano l'attenzione su alcune tematiche che sono importanti, alcune priorità, quindi i familiari per noi sono fondamentali, fondamentali. Guarda Alessandra, prima mentre parlavamo mi confermavi che sono circa 20.000 gli atleti in Italia che aderiscono alle attività. 18.000. Volevo fare un po', aggiungerle un po', dai. 18.000 era qualcosina, però vabbè, 18.000. Ma quante sono in Italia le persone con disabilità intellettive? Più di 1 milione, non so, l'ultimo dato che ricordo era 1.300.000, 1.400.000, più di 1 milione, quindi c'è tanto da lavorare. C'è veramente un mondo e sai cosa? Sono proprio i media probabilmente che potrebbero fare un lavoro forte con noi, perché
spesso le famiglie stesse non sanno che lo sport è un mezzo, uno strumento di inclusione. Ma io però, come tu lo sai, no? Io quando io andavo a scuola, le persone con disabilità intellettiva erano esonerate dall'attività fisica, cioè io avevo un compagno di classe che entrava o un'ora dopo o usciva un'ora prima, perché noi avevamo educazione fisica alla prima o all'ultima ora, perché non si sapeva se poteva essere pericoloso, cioè addirittura cioè alla persona a cui poteva essere più utile lo sport veniva negato lo sport, no? Se ci pensi, questa cosa è aberrante adesso, però lì a quell'epoca era proprio normale, non è che non ti chiedevi neanche perché. Quindi adesso essere arrivati invece a far comprendere che lo sport è uno strumento fondamentale, ci sono delle ricerche che lo provano, cioè lo sport è fondamentale per tutti, è importante per tutti ed è importante iniziarlo presto, perché un conto è se tu inizi un'attività sportiva da bambino e un conto è se inizi a 18 anni, perché? Perché vai a scuola, poi dopo nella scuola in qualche modo o sei inserito o non sei inserito, però sei impegnato, poi il genitore arriva ad un certo punto che invece non sa come occupare il tempo, allora dice ah, facciamogli fare sport, e no. Così è tutto difficile e quindi bisogna lavorare molto, per esempio, con le associazioni dei pediatri per far capire che dovrebbero suggerire le attività sportive molto, da fare molto presto e così come i media. Secondo me i media possono dare una grande mano su questo, cioè possono davvero andare a far comprendere alla gente che questa cosa è possibile e che può dare dei risultati incredibili. Sono d'accordissimo, infatti la mia domanda era proprio quella, cioè quanto veramente ci può essere ancora tanta strada da fare, ma quanto tutto il mondo sportivo e non solo, come dicevi tu prima, anche ovviamente le associazioni di pediatri, possono fare per dare luce a tutta la vostra attività. E speriamo che anche questa breve trasmissione nel suo piccolo possa servire ad avvicinare nuove persone. E, torno sulle società sportive, perché poi Lucio ci sta facendo due domande molto interessanti che vanno anche nella direzione in cui volevo parlare. Cioè, quanto intanto le società sportive possono fare per aiutare Special Olympics e di conseguenza i vostri atleti e se le attività, le tecniche che applicate per il mondo Special Olympics possono essere mutuabili anche all'interno delle attività di gruppi giovanili sportivi, il coinvolgimento delle famiglie, il senso del gruppo, tutto quello che state effettivamente già sviluppando. Allora, le associazioni sportive possono in qualche modo aprirsi e quindi aprire all'interno uno spazio per le persone che hanno disabilità intellettiva. È faticoso perché bisogna avere poi dei tecnici, come dire, formati. Noi facciamo formazione per i tecnici costantemente anche sulle varie discipline sportive. Quindi chiaramente è faticoso, ma dà dei frutti pazzeschi, cioè nel momento in cui un'associazione sportiva si apre anche a questo mondo, ne beneficiano in realtà anche tutti gli altri, anche in una società di calcio tradizionale, anche gli altri bambini ne beneficiano, quindi è veramente una cosa che io suggerirei a chiunque. Quindi le associazioni sportive possono sicuramente aprirsi e ci darebbero una grande mano, perché? Perché lo sport dovrebbe essere fatto sotto casa. Molti dei nostri atleti invece sono costretti a fare chilometri e chilometri perché non è detto che la piscina vicino casa ha un insegnante in grado di accoglierlo e quindi i genitori si trovano magari prima 4-5 porte sbattute in faccia e quindi poi arrivano a portare i figli ad allenarsi a 15-20 km, ed è faticoso far fare sport, poi spesso non vanno in autonomia, quindi vanno accompagnati. Insomma, fare sport sotto casa sarebbe fondamentale e lo si fa solamente se tu hai tante organizzazioni che lo fanno. Quindi questa è la prima domanda. E la seconda sui familiari, beh, non lo so, noi diciamo abbiamo un po' questa cultura. A volte nelle società sportive tradizionali il familiare, non lo so, per la mia esperienza personale, nell'associazione sportiva dove ho mio figlio, i familiari sono quasi titoli di rompiscatole, tranne me. Però, sai, dipende un po' dalle situazioni. Noi sicuramente abbiamo questo tipo, e no, questo tipo di cultura, nel senso che abbiamo l'attenzione al familiare, ma non può essere diversamente, non può essere una cosa diversa. Ma anche lì, se si iniziano a condividere delle scelte con i familiari, si dà loro la voce, e allora si inizia ad avere uno scambio che è interessante per entrambi, molto spesso forse più per chi poi organizza che per i familiari stessi. Alessandra, ci racconti anche un attimo, tralasciando questo periodo, come sarebbe un'annata normale per Special Olympics? Cioè, so che ci sono,
veramente tantissime discipline che abbiamo detto e tante manifestazioni importanti, i Beach Games per esempio dell'anno scorso, ma ce ne sono tante tante. Ci racconti un po'? Abbiamo un sacco. Esatto. Abbiamo, allora, intanto a settembre quello che viene, noi i Beach Games ce li abbiamo e non li abbiamo ancora annullati e li vogliamo fare, quindi quello è un evento che sta lì. A novembre di solito abbiamo la nostra European Basketball Week, che è una settimana dedicata al basket in tutta Europa, quindi in tutta Europa si fanno iniziative legate al basket. E qui in Italia facciamo delle cose bellissime, anche con le squadre di basket di professionisti, veramente belle. A maggio abbiamo la settimana europea del calcio, stessa cosa quindi con il mondo del calcio, è supportata dalla UEFA a livello internazionale, dalla FIGC qui in Italia, dall'Associazione degli Calciatori, insomma il mondo del calcio c'è tanto tanto vicino, così come quello del basket. Poi abbiamo i giochi regionali in tutte le regioni, i nostri direttori regionali con i loro team organizzano dei giochi regionali nelle varie discipline per poi arrivare ai giochi nazionali invernali ed estivi, e dove raccogliamo praticamente tutti gli atleti che riusciamo a raccogliere, nel senso che ormai gli estivi, considera, sono per 3.500 atleti e sono tantissimi, perché poi appunto abbiamo un bel seguito di volontari, di familiari, quindi chiaramente più di così adesso non riusciamo a fare, quindi più di 3.500 non riusciamo, ma insomma sono eventi fantastici, con tutte le discipline sportive tradizionali e con l'unificato, quindi un evento fantastico che ci manca a tutti tantissimo. Lo immagino, lo immagino. Sì. Ascoltami, faccio un'ultima domanda, poi, perché non voglio farti perdere tempo, con tutte le attività, anche quello che dicevi prima con tutte le famiglie. Ascoltami, ma prima parlavamo degli atleti partner, quindi di persone che possono avvicinarsi e giocare con tutti gli atleti Special Olympics. Cosa deve fare una persona che vorrebbe diventare atleta partner? Deve scriverci. E noi gli indichiamo qual è il team più vicino e quindi poi si può andare ad allenare, tutto qui. Non deve essere neanche il proprio sport, eh? Devi vedere, vediamo il team che c'è vicino e poi dopo ti inizi ad allenare e vediamo, cioè non è detto che devi essere un campione in quello sport, perché come insomma noi diciamo, noi non ricerchiamo un campione in assoluto, no, ricerchiamo il campione che è ognuno di noi, quindi chiunque può essere un nostro atleta partner. Siete in tutta Italia, vero? Perché praticamente a prescindere dalle difficoltà che dicevamo prima, comunque dei 15-20 chilometri, ma in tutta Italia chiunque potrebbe avvicinarsi e sostenervi, diciamo. Sì, ma se non c'è un'attività lì vicino la creiamo insieme, quindi assolutamente sì. Guarda, la disabilità intellettiva è molto democratica, è presente dappertutto, quindi noi potenzialmente potremmo creare associazioni ovunque. Abbiamo bisogno, diciamo, di persone vicino che ci aiutino, ma insomma la voglia c'è. E sì, e traspare sia dalle tue parole, ma soprattutto anche da tutti i video che state postando su Facebook, su YouTube, e in cui si vede anche proprio la passione dei tecnici. Prima parlavi della formazione dei tecnici, che per voi è chiaramente fondamentale. Come si sviluppa? Cioè, quanto dura una formazione per un tecnico che volesse avvicinarsi? Ci sono vari livelli di formazione, quindi abbiamo una formazione, diciamo, base, e poi mano a mano ci si può specializzare anche nelle varie discipline sportive. Quindi quando poi si arriva a livelli successivi si sceglie la specializzazione su una disciplina particolare, in modo da avere dei tecnici sempre più formati, diciamo. Ma veramente guarda, la formazione diventa fondamentale, perché ancora di più proprio quando parliamo di disabilità intellettiva è importante avere tecnici e persone formate, per cui ci stiamo lavorando tantissimo alla formazione, tantissimo, e anche lì abbiamo tutte le informazioni che sono sul sito internet, per cui chi volesse comunque prendere informazioni, contattarci, lo può fare tranquillamente. L'ultima domanda e poi ti lascio. Come pensi sarà la ripartenza quando si potrà finalmente tornare a fare sport? Cambierà qualcosa? Sarà tutto uguale? Questo periodo sarà servito a qualcosa? Come vedi? Tu dici per Special Olympics o in generale? Per Special Olympics in particolare. Ah, Special Olympics riparte con i botti, sono sicura, nel senso che guarda, i nostri atleti hanno una voglia, stanno fremendo per... Abbiamo noi dal 14 giugno manderemo le medaglie a tutti gli atleti che avranno partecipato agli Smart Games, perché il 14 giugno era la data della cerimonia di apertura dei giochi di Varese.
Quindi loro riceveranno le medaglie ai loro tecnici, dopodiché il tecnico deciderà in quale momento diciamo darle, quindi faranno una grande festa per la consegna delle medaglie, e quella per noi sarà la ripartenza, per cui gli atleti ricominceranno con una medaglia al collo, e che io credo che sia il modo migliore, poi botti. Bellissimo davvero. Guarda, credo che tutto quello che ci hai detto sia veramente benzina per tutte le, per tutto il mondo sportivo, e spero che sia servito anche per avvicinare qualcuno, qualche tecnico, qualche allenatore, qualche società, qualche atleta a tutto quello che è Special Olympics. Tra l'altro, citando un po' quello che avete detto nella, nella conferenza stampa di presentazione degli Smart Games, l'Italia in questo caso è stato il paese più creativo ad affrontare la questa emergenza, e spero che questa creatività che vi ha contraddistinto sia anche poi benzina per tutto il mondo sportivo, per dare veramente una nuova spinta, per dare una nuova luce a tutta l'attività che noi facciamo. Dobbiamo, Special Olympics e non Special Olympics, imparare a veramente ricordarci quello che siamo, il valore dello sport, ed essere creativi anche nel trovare nuove soluzioni, perché sicuramente questo periodo avrà delle conseguenze anche quando ci sarà una ripartenza, inutile negarlo. Guarda, quando c'è la passione la creatività non manca, il mondo dello sport è un mondo che è pieno di passione, quindi sono molto fiduciosa. Sono d'accordissimo. Alessandra, ti ringrazio tantissimo. Grazie, grazie a te. Anche a nome di Roberto Ghiretti, che sai che ci tiene tantissimo, sì, da essere vostro vicepresidente nazionale, quindi sì, è molto vicino a tutto quello che fate, e ti assicuro che anche in ufficio se ne parla spessissimo. lo so. Ormai è un contagiato da Special Olympics, diciamo. Assolutamente, eh? Sì, te lo confermo al 100%, sì, quindi di conseguenza tutti noi lo siamo. Quindi per noi è stato veramente un piacere averti con noi. E allora ci vediamo presto, non in diretta, ma proprio faccia a faccia ad un evento Special Olympics. Assolutamente. E okay, spero che tutti, anche quelli che ci hanno ascoltato, siano pronti a venire e a mettersi in gioco davvero. Allora, grazie davvero Alessandra, ti ringrazio. Grazie. E do un saluto a tutti quanti, vi ringraziamo di averci sentito, ascoltato anche oggi in questa giornata di festa, e vi ricordo che la settimana prossima gli appuntamenti saranno non più alle 17.30 ma alle 19, quindi alle 7 di sera. E martedì con Luca Corsolini e venerdì con Andrea Zorzi. Grazie davvero e un saluto.